ragazzi, buongiorno. Allora, per noi è il giorno dopo. Abbasso un attimo la TV. Ieri sera siamo stati all'Open Day per l'iscrizione all'asilo di Denise. Infatti non so se o prima o dopo vi metterò qualche immagine. Ha dipinto. Che fa la capricciosa adesso? Come ha visto che ho preso la telecamera, si è ribellata, va bene. Si è divertita, ha dipinto, le maestre ci hanno fatto vedere le aule. Maureen e Alex sono andati in questa classe, in questa asilo, ma le classi sono proprio totalmente cambiate, vorrei dire, le hanno, dopo 20 anni, le hanno rimodernato, tutto nuovo, tutte le sedioline nuove, hanno perfino quei cosini per purificare l'aria, adesso non mi viene la parola precisa. E niente, io ho fatto l'impasto per la pizza, vi faccio vedere un attimo, l'ho messa nella stanza di Morena, vi giro un attimo, anche se qui c'è il delirio perché guardate, ho messo una lavatrice e ne ho raccolta un'altra e arrivo e ho fatto l'impasto. Guardate, voglio fare uno con il salame e uno, voglio fare il calzone con la cipolla. Ancora non scottano, mamma. Vuoi mettere tu uno o non scotta? Mettilo. Brava. Il pancino, 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 pancino.
Allora, lavata e sistemata. Controllo i... No, vogliono fare ancora. Si vedono, sì. E... ho controllato i peperoni. Vi voglio far vedere un attimo una cosa che mi è arrivata. Cosa vuoi, la crostata? No. E cosa? La torta? No. Cosa? Ah, la cioccolata che c'è sopra? Tacatacatà. Un attimo, le do la crostata. E oddio, no. Guardate. Le do la crostata e vi faccio vedere una cosa che mi è arrivata. Un attimo. Allora, cos'è che vuoi? Fammi capire, vieni qua. Ma non solo la cioccolata, Denis. Questa? No. E mangi la cioccolata che c'è dentro? Ma no, è sbagliato così. No, quella lasciala. Dai, andiamo a tavola, vieni. Vieni. Vai. Mangia. Allora, mi sono seduta vicino a Denise, lei mangia, beatamente si mangia la sua crostata, e io ho aperto questo pacchettino di, che mi è arrivato, è un trattamento sbiancante, ragazzi. Non vi ho fatto il video finora perché mi volevo documentare prima di provarlo. Vabbè, io non lo vado a provare adesso perché lo voglio fare più quando Denise magari dorme, perché comunque è un dispositivo che devi avere in bocca per 30 minuti di seguito, quindi Denise quando è sveglia, mamma, la devi sempre rispondere, sì, ce l'ho con te, però ve lo voglio mostrare, lo voglio provare e vi voglio dare la mia reale recensione. Ovviamente dopo averlo provato, questo trattamento va fatto per 6 giorni consecutivi, quindi vi giro, va fatto per 6 giorni consecutivi, quindi questo gel basta ovviamente per i 6 giorni, perché va messo un quarto di prodotto su questo accessorio qui, su questo dispositivo. Allora, scusate ragazzi, ho interrotto perché sono arrivati i miei genitori e quindi ho perso un po' il filo del discorso, però credo di avervi detto finora l'essenziale, e volevo continuare dicendovi che si mette un quarto di questo prodotto qui, di questo gel, sia sulla parte di sopra che sulla parte di sotto. Un attimo che vi faccio vedere, dopodiché ci sono già le batterie incluse, si accende, si mette in bocca per 30 minuti, si spegne da solo perché c'è come un timer, dopodiché ragazzi lavate accuratamente questo, Denise, lavate accuratamente questa parte che... tipo silicone, e lavate benissimo i denti. Questa operazione la fate per 6 giorni di seguito, infatti il trattamento è preciso per 6 giorni, perché il prodotto basterà per i 6 giorni, sia per metterlo sopra che sotto. Se volete vedere la differenza, c'è anche questa come si chiama, scheda per inserire sia la data e sia per vedere in base al livello di sbiancamento. E niente ragazzi, quindi io vi volevo far vedere questo prodotto qui. Ovviamente vi lascio tutte, mi vedo per metà, vi lascio tutte le informazioni nell'info box, e quindi vi lascio il link dove lo potete acquistare, e ovviamente ci sono anche le ricariche se lo volete ripetere anche il mese successivo. Su Amazon trovate non per forza tutto il kit, solo il gel, la giusta quantità che vi serve poi per i 6 giorni. E niente, io mi faccio i peperoni, mi devo spellare i peperoni perché nel frattempo ho suonato la friggitrice ad aria, solo che c'era mamma e papà,
e li ho messi in una busta, così si mantengono caldi e si spellano facilmente. Piove, sì, a mamma. Mamma! Che cos'è l'ombrello? Ti sei messa l'ombrello perché piove? Ragazzi, sono in camera da letto perché vi voglio salutare, voglio chiudere il video. Allora, sono venuta di qua perché di là c'era Denise, ovviamente, che faceva confusione. Ora dov'è Denise? È di qua, quindi è la mia ombra. Prima di salutarvi però, credo di non avervi fatto vedere su YouTube il mio regalo di San Valentino. E vabbè, mio marito mi prende qualcosa, non aspetta San Valentino, e ve lo dico sicuramente in molti video. Se mi avvicino, siamo in un supermercato, siamo in un negozio e mi avvicino da qualche parte, cioè vicino a qualcosa, e vede che sono interessata, subito me lo compra, oppure per non fare storia e lì ripassa lui e me lo compra. Quindi dimmi. Quindi per noi San Valentino è tutto l'anno, quindi nel limite del possibile, ragazzi, ma non è che uno tutti i giorni si fa regali, perché la vita è quella che è diventata, proprio lo Stato ci sta mettendo veramente in ginocchio. Allora, quindi non mi perdo in chiacchiere, vi giro. Perché guardate, mi ha regalato questa rosa qui. Mocati, Denise! Guardate, guardate, che tremenda! Mi ha regalato questa rosa qui, che sta sul piedistallo, è bellissima. Va bene, il video ovviamente non rende, ferma Denise. Cioè dal vivo è più bella, però guardate, ci sta benissimo. Denise, basta! Mi piace, mi piace. Poi devo dire che qui nel contesto ci sta, secondo me. Mia madre mi ha detto: perché non la metti sulle mensoline in vetro che ci sono nel soggiorno? Non lo so, ci devo pensare. Scendo come una balena, ci devo pensare, perché sicuramente ci può stare bene, però qui ci sono le manine di Denise, cosa che qui ancora non ha sperimentato. E niente, quindi noi salutiamo. Fai vedere la capriola, dai, hai imparato a fare la capriola, ma non il pupazzino, tu la devi fare, falla, dai. E niente ragazzi, oggi è elettrizzata, attenta, perché stamattina siamo andati in cripta, hanno fatto una piccola festicciola e stai buona. Hanno fatto una piccola festicciola, hanno fatto venire delle mascotte, c'era Bing, chi c'era? Denis, lo raccontiamo, 2 minuti e chiudiamo il video. C'era Bing, c'era Peppa Pig, c'era SpongeBob e c'erano i pigiamini. Allora ragazzi, lasciate
vi lascio immaginare la reazione di Denise quando quando ha visto Bing. Gli occhi parlavano, si facevano certi discorsi, gli occhi, non c'era bisogno di parlare, cioè di aprire la bocca. Dopodiché si vergognava, quindi così gli ho detto anche a mia madre: non l'ho fatto da ragazzina, lo faccio adesso che sto facendo, che sono fatta grande. Mi sono messa lì buttata a terra insieme ai bambini, dimmi. Mi sono messa lì buttata a terra vicino ai bambini, così sono riuscita a farla stare un po' più vicino a Bing, perché mi dispiaceva non farla partecipare. Stavo dicendo, faccio cose adesso con lei che io non ho mai fatto, io mi sono sempre vergognata, quindi non mi sono mai messa in mezzo a tutta la gente e la confusione, poi immaginate, seduta per terra insieme agli altri bambini, mai, mai. Disturbatrice seriale. E niente ragazzi, io vi saluto, vi ricordo, se volete acquistare il kit sbiancante vi lascio tutte le informazioni nell'info box, e noi ci vediamo al prossimo video. Spero di avervi fatto un po' di compagnia con questo video, e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao.